quando le cose non vanno per il verso giusto, vengono fuori dei 10.000 problemi, 10.000 cose, per cui il caos la fa da padrone e allora ognuno dice la sua e poi adesso oramai ci sono quelle 4-5 cose che tutti quanti dicono quando le cose non vanno bene, per cui l'esonero o le dimissioni. Per quanto riguarda la mia esperienza e quello che ho potuto constatare io ho dato qualche volta le dimissioni perché capivo che proprio non c'era più la possibilità di fare le cose in una certa maniera, però poi lì subentra il carattere della persona, il carattere dell'allenatore, perché ci sono tante persone che riescono ad allenare anche in situazioni difficili, mentre invece ci sono molte persone che se le cose non vanno come dicono loro, prendono e se ne vanno perché secondo loro è giusto così. Per cui anche qui la domanda è un attimino, può essere, Aleatoria. si può rispondere in determinate maniere, perché la cosa diventa soggettiva, perché come le ripeto ci sono allenatori che vanno avanti in situazioni drammatiche, mentre invece ci sono allenatori che appena vedono che due cose non vanno come vogliono loro, prendono su e vanno via. Perché Chiudo poi insomma. davvero, Prego. Guglielmo Bacci, con questo parallelo, no? Prendiamo l'allenatore più vincente nella storia del calcio italiano. Non vado a controllare, ma insomma, sugli scudetti poi ha vinto in tanti posti Trapattoni, no? Sì. Immagini che Trapattoni, che se non si fosse chiamato Trapattoni né Milan, né Milan né Juventus, fosse partito come tanti, non so, come Sacchi, no? Che faceva, vendeva le scarpe, se ricordo bene, in Romagna, mi posso sbagliare. Rovesciamo, mettiamo Trapattoni che non ha fatto il calciatore, e mettiamo invece Guglielmo Bacci. Immagini che lei fosse stato Pippo Inzaghi e quindi lei parte ad allenare il Milan. Voglio farle dire che magari Trapattoni, senza aver avuto quelle chance in partenza, magari sarebbe rimasto fra i dilettanti, sarebbe arrivato in C2, al massimo in C1. E invece le voglio far dire che un Guglielmo Bacci, ovvero i tanti Guglielmo Bacci del mondo, magari se fossero partiti dal Milan solo perché si chiamavano Inzaghi o erano stati grandi giocatori, magari avrebbe avuto talmente tante chance che, come Pippo, anzi, Pippo ha fatto male al Milan, molto bene a Venezia, pur giocando d'attesa, molto male al Bologna. Al Benevento è stupefacente. Ecco, come sarebbe andata la carriera di Bacci se fosse stato un grande campione, soprattutto un attaccante, da allenatore, come sarebbe stata la carriera di Zidane, ecco. Zidane, che insomma, io ho fatto un video, quasi urlavo l'altra sera perché il Manchester City, cioè, sai, è facile vincere coi campioni, si può anche perdere, eh? Però Zidane è il classico che ha avuto quella chance perché è stato Zidane, perché è un grande campione. A, è giusto, lo dico io, per me è un assurdo. B, Foscarini, secondo me, è più bravo di Zidane. A parte che Foscarini è un amico, adesso è un po' in ribasso, ma dico per dire, no? Se lei metteva Guidolino o Gasperini, erano da vincere la Coppa Intercontinentale, ma 50 volte meglio di Zidane, forse anche di Luis Enrique, forse adesso mi dovrei concentrare, forse anche di alcuni CT che hanno vinto il Mondiale, l'Argentina di Carlos Bilardo. Se c'era Gasperini avrebbe dato spettacolo. Quell'Argentina era solo Maradona, contropiede, si ricorda Ruggeri, Cuciuffo, si ricorda. Perfetto. Ha capito cosa intendo. Il nome e la partenza, le mille occasioni che dei professionisti hanno perché sono in un certo giro. Prendiamo Pioli, no? Ha capito, a parte che è un amico. Però è esonerato di qua e riparte di là. Viene esonerato dalla Fiorentina, addirittura va al Milan. E Giampaolo, poveraccio, lo prendono per il culo perché soffre la tensione, perché ha un lapsus davanti alle telecamere. Sono andato in TV e hanno detto: ma era in confusione. Sì, di fronte alla pressione uno reagisce, alle volte uno va in confusione. Sì, no? Certo. Sensazioni sue? Bacci al posto di Zidane? Allora, io
sempre per esperienza posso parlare, posso dire chi è stato un giocatore di calcio a un certo livello, è stato un grande giocatore di calcio, sicuramente è avvantaggiato a fare l'allenatore perché certe situazioni dentro lo spogliatoio, dentro il campo, anche se non le vede, le sente. Per cui penso che è avvantaggiato sotto questo punto di vista. Non so se sono stato Chiarissimo. abbastanza chiaro nell'esprimermi. E il discorso di ti chiama, prendiamo Zenga, no? Lei mi deve spiegare, ah, se Maran meritava l'esonero, ha detto il presidente Giulini che Adesso le cose non le posso conoscere bene, però un allenatore che parte in quella maniera, che quasi tutta l'Italia parlava del Cagliari come squadra di esatto. rivelazione, dopo ha fatto 10-11 partite, non è riuscito più a vincere, e purtroppo è la legge del calcio, lo prendono e lo mandano via. Sinceramente, da una parte direi non lo meritava, perché però bisogna vivere le situazioni. Ha capito? Per parlare bisogna vivere le situazioni perché è troppo facile parlare se non le vivi, perché siamo tutti capaci di parlare. E sulle Ma per occasioni esprimere infinite? una verità o un giudizio veritiero bisognerebbe vivere le situazioni, ha capito? Certo, ma Guglielmo Grazzi, Per cui. però continuare a dare grandi chance a chi in qualche modo non le ha trasformate in vittorie. Dicevo Zenga, adesso non glielo rifaccio il curriculum, ma le dico Zenga, le dico Stefano Pioli, ma gliene posso dire tanti. Se lei. Lo so, ma oggigiorno, è già da un po' di tempo, da parecchi anni, è molto più importante avere le amicizie giuste che avere le qualità giuste. Io la Perfetto. penso così, è più importante avere le amicizie giuste che le qualità giuste. Perfetto. Perché con le amicizie giuste troverai sempre una via d'uscita. Con le qualità giuste è facile fermarti. Perfetto. Boh, aspetta che ho fermato.